Carissimi fratelli e sorelle, Padre Pio, ho letto a un certo momento sullo schermo, l'uomo che si innamorò di Dio e fece innamorare di Dio. Parliamo degli artisti, ma di Dio Padre Pio ha fatto innamorare tutti quanti, però rimaniamo agli artisti. Conoscendo Dio hanno conosciuto la bellezza e a loro modo l'hanno espressa. Musicisti, pittori, scultori, architetti, tutti a cantare la bellezza. E a volte cantarla questa bellezza anche in situazioni disastrose. È impressionante, per esempio, nell'Otello di Giuseppe Verdi, roba tragica, un marito che uccide la moglie, la strangola, eppure in mezzo a tanto orrore c'è una stupenda Ave Maria come preghiera della sera di Desdemona affidandosi alla Madonna. La stessa cosa nella Cavalleria di Giuseppe Verdi, di Pietro Mascagni. Roba di sangue, vendette per gelosia, un Regina Celi stupendo, cantata da gente innamorata di Maria. Ora, a proposito di questa Regina Celi, visto che di Mascagni e visto dalla Cavalleria Rusticana, che è stata composta a Cerignola ed essendo oggi l'occasione di 30 anni di padre Nicola, gliela dedico a lui col permesso di Pietro Mascagni. Detto questo, noi veniamo che la bellezza somma noi la riscontriamo nella creatura che si chiama Maria. Non parlo di Gesù, vero Dio e vero uomo, ma Maria è soltanto creatura umana. Ogni cosa bella che vediamo dice è bello, ma di Maria diciamo sei tutta bella, tota pulcra es Maria. Ci dobbiamo, come figli, innamorare di questa bellezza della Madonna, desiderarla per rassomigliarci alla Madonna. E allora per questo vogliamo pregare e domani, come Fioretto, durante la giornata, quando uno vuole, come può, rivolgendosi col pensiero e col cuore alla Madonna, che ognuno dica partecipami la tua bellezza interiore, fammi rassomigliare a te.